Scusami. Ehi, ciao. Ciao, posso disturbarti un secondo? Vai, dimmi pure. Ciao. Ciao. Un giochino. Prego. È un gioco veloce e divertente, anche un po' estivo. Le associazioni, io ti dico una parola e tu mi rispondi con la prima parola che ti viene in mente. Chissà quante volte l'avrai fatto. Quindi mare. Spiaggia. Sole. Cielo. Luna. E fino a qua ci siamo. Estate. L'estate. Ragazze. Divertimento. Divertimento, molto bene. Adesso si complicano le cose. Videoclip. Gruppo musicale. Coreografia. Ballo. Cantare. Cantare. Aia. Cantare è personalità. Cantare senza voce. Come cantare senza voce? Cantare senza voce. Imitare. No. Come si fa a cantare senza voce? Lip dub. Sai cos'è il lip dub? No. Non sai cos'è il lip dub? Cos'è il lip dub? Allora, praticamente è un videoclip in cui dei ragazzi cantano una canzone strafamosa, però in realtà non cantano veramente. Cioè, seguono il labiale, no? Ho capito. E noi li facciamo qua, li giriamo qui a Cesenatico, lo sai? Noi ne giriamo due. Al mare, sotto al sole, poi è estate, tutto torna. Va bene. Finito. Settimana nuova, lip dub nuovi, gruppi nuovi. Da oggi a Cesenatico si mettono al lavoro la Beach Volley University e l'Accademia Acrobatica. Il parkour è tutto ciò che comprende la capacità di muoversi attraverso l'ambiente che ti circonda. Noi siamo una SD, quindi Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di Lucro. E lo scopo della nostra associazione è quello di far conoscere il parkour, far comprendere alla gente che non è uno sport estremo, che non è un qualcosa di pericoloso, ma al contrario è uno sport molto formativo, ti dà la concezione di te, la concezione del mondo attorno a te, la concezione dei tuoi limiti. Ci siamo resi conto che ci ha cambiato un po' la vita. Nella vita faccio ginnastica artistica ormai da 16 anni e da quest'anno ho iniziato a praticare il cheerleading. Lo spirito di gruppo all'interno dell'esibizione è fondamentale, soprattutto perché si crea una sorta di fiducia reciproca che comporta il fatto di lanciare una persona e riprenderla semplicemente. Però è molto importante perché la flyer, che è la ragazza che di solito vola, viene lanciata, se non ha fiducia delle basi che stanno sotto, difficilmente si crea l'intesa giusta per fare bene il lancio. Ciao. Ciao. Sono Brenda, 23 anni e adoro il lip dub. Io so che voi siete un gruppo misto, cioè... Ma tanto misto! Quindi ci sono gli acrobati, i ballerini, i parkouristi... E poi ho saputo che ci sono anche delle cheerleaders. Ma vi conoscevate già? Abbiamo fatto un concorso e quindi ci siamo viste sempre qua. Noi del cheerleading più o meno. Ah, okay. Quindi siete, diciamo, dei gruppetti. Sì. Ok. State arrivando. Quindi non isolati, cioè non fate gruppettini, perché è fondamentale quando si realizza un lip dub essere tutti insieme, belli affiatati. Invece parliamo della canzone. Parliamo. Dimmi. Tiziano Ferro, perdono. Ma quale? Perdono. Scusa. Riuscire a interpretare bene questa canzone sarà una bella sfida per noi e per tutti quanti gli altri ragazzi di acrobatica, cheerleading, hip hop. La canzone mi piace, la trovo un po' comunque difficile per, cioè, da adattare magari per una coreografia o più che altro anche per le cose che facciamo noi, i salti, però sicuramente si riuscirà a fare, non è un problema. È difficile da interpretare, con le acrobazie soprattutto. Di sicuro non è una cosa facile per noi. Non sarà facile. Voi invece ci... Sì, è lenta. Da ballare, sì, è difficile. È difficile. Allora posso dirvi che siete molto fortunati, cioè sfortunati perché c'è lui. Partiamo da cosa?
Però molto fortunati perché avete il coreografo più figo al mondo, che è qui con noi e si chiama Vincenzo! Ciao a tutti! Sono matti, eh? Sono male, come me. Buon lavoro! Insieme a questo gruppo di amici siamo riusciti a realizzare una realtà veramente importante. Abbiamo deciso di investire tutto il nostro tempo, di tutta la nostra estate, per dedicarci proprio a far crescere delle squadre giovani che possano competere a livello nazionale e internazionale. Una realtà che in soli 24 mesi ha portato alla realizzazione di due tappe del campionato italiano. Una realtà che ha messo in piedi dal niente una scuola con oltre 100 amatori che praticano il beach volley 365 giorni all'anno. Il matto è Thomas, che ha messo il suo in piedi tutta questa cosa, con Marcello, con Gianluca. La cosa più bella veramente è che siamo diventati una grande famiglia, un grande gruppo. Proprio passione pura e la dividiamo insieme, questo è molto bello. Ciao ragazzi, io sono Sonia, sarò la vostra coreografa nei prossimi 5 giorni, ovvero la vostra ombra e il vostro tormento. E non sarà facile, ma ce la faremo tutti insieme appassionatamente. So che ci sono alcuni di voi che giocano a beach volley, che sono, alcuni sono professionisti, alcuni no, tipo Marcello. Io faccio l'allenatore, alleno i ragazzi qui sul beach volley. Siamo qua e ci alleniamo tutti i giorni o quasi. Chi ha avuto l'idea del lip dub? Thomas. Dici, come mai ti è venuta questa idea? Beh, ritengo che sia una gran bella iniziativa, perché comunque il mondo del beach volley, il mondo dello sport, è un ambiente estremamente gioioso, divertente. Non a caso, diciamo, la musica è parte integrante di quelle che sono le nostre partite, i nostri eventi, tutta la nostra attività, per cui ritengo che sarà un connubio estremamente divertente. E poi ci sono dei danzatori. Studiamo a Ravenna, in questa accademia di danza, e quindi diciamo per questo motivo ci siamo riuniti e oggi siamo qua per partecipare a questo evento. Sì. Abbiamo saputo di questo lip dub e attraverso internet. L'idea del lip dub ci è piaciuta perché insomma è una cosa originale, divertente e ci mettiamo in gioco. Allora io direi, io vi aiuto a fare il lip dub, però voi mi insegnate a giocare a pallavolo, ok? Vai! Come filo conduttore della canzone poteva essere, anziché solo noi, poteva essere un oggetto, qualcosa che veniva trasportato, e poteva essere appunto contendersi una bomboletta spray, ad esempio, per scrivere qualcosa su una parete. E se non era questa bomboletta, avevamo pensato appunto poteva essere una rosa, appunto, perché è molto nominata, o anche una lettera, avevamo pensato una lettera appunto di perdono. Facevamo vedere come questa lettera veniva scritta e spedita, e poi ognuno di noi era una parte del viaggio di questa lettera, che tutti appunto volevamo trasmettere questo messaggio di perdono. Ah, sei carino. L'idea che mi è piaciuta di più per quanto riguarda la trama del lip dub è stata quella che si lega ad una sorta di lettera di un ipotetico innamorato che vuole appunto chiedere perdono alla sua amata. Da dietro si vede questa busta che vola con le acrobazie, col parkour, con tutte... Dai, prova a farla partire. Vediamo però come la musica. Ci camminiamo così, ta? Ecco, adesso lentamente chiude. Magari qua può scriverlo. Qua deve essere finito, lo chiedo adesso. E qua ne ho uno. Ok, salti, vai. E un'altra idea che mi è piaciuta per il finale è magari ricreare uno spettacolo circense. Ho fatto prendere un infarto. Come procede? Abbiamo visto qualcosa. Sentiamo. Allora, vai. L'idea è stato un po' così, fatto domino, doppiato perdono. Quelli che arrivano a far parkour magari sbagliano qualcosa, beccano la piramide del circo, del circale, becca quello di pop, il pop sbaglia a fare una mossa, becca quelli che fanno ginnastica artistica, magari sbaglia il flick a terra sul tappeto elastico, rimbalza e riesce a cogliere una rosa. Ecco. Beh, finale è molto... Effetto. Sì.
credo che lavorare con questi ragazzi non sia un problema. Ho capito subito che hanno un ottimo rapporto con me, proprio di interesse e curiosità nel migliorare e nel voler apprendere sempre qualcosa di nuovo. È ovvio che se loro comunque mi suggeriscono quali sono le loro capacità è meglio, nel senso che possiamo valorizzarle al massimo e lavorare insieme. La prima giornata è andata molto bene, sono venute fuori delle idee abbastanza valide, alcune mi piacciono molto. Adesso spero che nei prossimi giorni ci concentriamo di più sulle scene, sui particolari. Oggi sono venute fuori molte idee, è stato un po' difficile assemblarle tutte, nel senso collegarle una all'altra, perché comunque lo spostamento da un posto all'altro non è proprio semplicissimo, però le idee ce ne sono state molte. Per adesso va bene così, sono soddisfatta e abbiamo fatto buona parte del lavoro. Sicuramente il DAV verrà divertente, perché comunque è la base, la comicità, poi speriamo piaccia. Scusate, è qua che si impara a giocare a beach volley? Per fortuna! Ah, che fatica! Mi siedo? Vai! Come state? Bene! Bene, ho visto che avete conosciuto Sonia. Lei è la numero uno. L'ho detto anche di Vincenzo, ecco, però Sonia. State provando la canzone? Sì, non è facile subito. Non è facile. Neanche dopo un po', però. Io non vorrei fare la guastafeste. Però saranno 5 giorni molto impegnativi per voi. Il consiglio che posso darvi è fate gruppo il più possibile. Va bene. Stai qui a cantare con noi, dai. Allora, vado a sistemare le palle, voi intanto cantate, io arrivo. Buon lavoro. Grazie. Come on, show the world.